L'obiettivo è quello di portare dei servizi al quartiere di Termoli, che è quello di Difesa Grande, che ha circa 3.500 abitanti, come anche la zona di Colle Macchiuzzo, e portare delle iniziative di tipo commerciale che però possono comportare di conseguenza anche un momento di aggregazione per il quartiere e creare anche briglia sia per gli abitanti che per le attività commerciali. 14 gli operatori commerciali che hanno risposto al bando dell'amministrazione. Veramente il mercato prevede 16 stalli. Per adesso abbiamo avuto nella prima fase 12 domande. Se ne sono aggiunti altri due, ma noi siamo convinti che appena il mercato parte ce ne saranno altri che si aggregheranno. Altre due le novità che ha espresso in conferenza stampa? Sì, le altre due novità sono uno che riguarda il trasporto urbano, perché riusciremo a portare il servizio anche in un quartiere che già esistente, però dove abbiamo completato le opere di urbanizzazione, cioè l'asfalto e la strada, che è quella di Colle Macchiuzzo. L'altra novità il parcheggio multipiano, è un parcheggio che abbiamo tentato infinite volte di rilanciare. Adesso pare che abbiamo trovato la chiave giusta, cioè abbiamo un sacco di richieste di cittadini di Termoli che vogliono fare l'abbonamento o mensile o annuale, e già abbiamo riempito il piano terra. Adesso contiamo di estendere il servizio anche al secondo piano, perché ci sono un sacco di richieste.